l'elicottero, finalmente siamo arrivati. Questa deve essere la centrale elettrica di cui parlavano. E la base deve essere in queste parti. Ecco, quelli laggiù sono caratteri in alfabeto cirillico, il che è un'ulteriore prova al fatto che City 17 dovrebbe trovarsi in Europa orientale. Vediamo se c'è qualcosa qua dentro. No, niente, non ci sono rifornimenti. Diamo un'occhiata dietro qui. No, niente, si torna giù. Allora l'entrata deve essere per di là. Abbiamo qualcosa. Ok, è umano. Ehi, può rilassarsi. È al sicuro qui. Ci deve perdonare la scansione, ma non possiamo correre rischi. Dottor Freeman? Gordon Freeman? È lei. È riuscito ad arrivare così velocemente. Eli sarà sorpreso e sicuramente sollevato. Io sono la dottoressa Judith Mossman. Avevo sentito parlare di lei prima dell'incidente a Black Mesa. Oh, Black Mesa. La invidio davvero per aver lavorato con Eli e Kleiner al culmine della loro carriera. Ah, ecco fatto. Può entrare ora. La conduco da Eli. Non mi perdonerebbe mai se la facessi attendere. Abbiamo sicuramente bisogno di aiuto qui. Abbiamo compiuto molti progressi, ma sarebbe meglio avere più persone con la sua preparazione. Stiamo ultimando una tecnologia locale affidabile per il teletrasporto. Qualcosa che i Combine ancora non conoscono. Eli ritiene che i loro portali siano basati su stringhe, come il nostro Calabi-Yau, ma che abbiano sbagliato le equazioni di energia oscura. Possono arrivare qui dal loro universo, ma una volta qui... dipendono dai mezzi di trasporto locali. Se sapessero i nostri piani. Oh, ma sentimi. Parlo proprio come uno scienziato. Sono così eccitata di poter finalmente lavorare con lei. Dove ero rimasta? Ah, sì. Il dottor Kleiner ha compresso il relay Xen oltre ogni sua aspettativa. Abbiamo scoperto come usare lo Xen come asse implicito, come una catapulta dimensionale. Così possiamo aggirare il mondo di confine senza attraversarlo e tornare nello spazio locale. Oh, ecco Eli. Ok, bene. Continuate, continuate. Eli, guarda chi è arrivato. Gordon Freeman? Fatti guardare un po', ragazzo mio. Mio Dio, non sei cambiato di una virgola. Come ti va? Dunque, l'ultima volta che ti ho visto ti avevo mandato in cerca di aiuto dopo la cascata di risonanza. Non credevo ci volesse così tanto per tornare. Comunque, benvenuto al laboratorio. Non è Black Mesa, ma va bene lo stesso. Sarà proprio come a Black Mesa, con Gordon qui ad aiutarci. Hai ragione. Di questi tempi i laureati del MIT sono rari a trovarsi. Ti tireremo fuori da quella tuta e ti infileremo di nuovo il camice, come ti si addice. Devo finire questo lavoro e poi vedo cosa posso scoprire. Dottor Freeman, è stato un vero onore. Non vedo l'ora di lavorare con lei. Guardati in giro. Aggeggio infernale. Siamo quasi riusciti a riparare il portale. Ma non ti biasimo se non vuoi offrirti volontario per il prossimo giro.
Ti ricordi? Siamo lieti che l'Evans stimi Freeman così tanto. Quella foto e Alex sono tutto ciò che sono riuscito a portare via da Black Mesa. Oh, Gordon. I Vortigaun avevano detto che eri qui. Come hai fatto ad arrivare così presto? A piedi? Credo abbia battuto il tuo record. Beh, se l'è meritato. Direi che hai dimostrato di sapertela cavare là fuori. Non esiste cosa che Gordon non sappia gestire. A parte forse te. Papà, ti prego. Guarda questo, Gordon. Quello non sappiamo ancora a cosa serva. Alex scova le cose più strane. Eli Vance percepisce quasi la forte essenza. Alex, pensavo fossi di guardia. Grazie ai Vortigaunt ho potuto raggiungere Gordon. Comunque dovrei stare qui a lavorare al portale. Le riparazioni sono sotto controllo. La potenza dei tiristori dei Combine è stata sottovalutata. Mi stai accusando? No, affatto. Era un errore di calcolo, non un problema meccanico. E allora è meglio se lasci fare a me i calcoli la prossima volta, oltre a installarlo. Davvero, Alex? A volte penso che tu mi fraintenda di proposito. Alex, perché non fai vedere a Gordon come si usa la pistola gravitazionale? Sicuro. Andiamo, Gordon. Andiamo a divertirci un po'. Il manipolatore di campo energetico non è un giocattolo, Alex. Usciamo di qui. Vedo che hai conosciuto la dottoressa Mossman. Lei è una delle ragioni per cui passo tanto tempo in giro. Ripete sempre che avrebbe dovuto esserci lei nella stanza degli esperimenti a Black Mesa quel giorno. Mi dispiace, non dovrei parlare alle sue spalle, ma qua giù sto diventando claustrofobica. Quello è il vecchio passaggio per Ravenol. Ma ormai non ci andiamo più. Coraggio. Eccoci qui, il cantiere di demolizione. Questa è la pistola gravitazionale di cui parlava mio padre. O un manipolatore di campi di energia tachionica, se preferisci. È progettato per maneggiare materiali pericolosi, ma di solito lo usiamo per sollevare carichi pesanti. Provaci. L'interruttore principale emette una carica. Puoi colpire oggetti e farli volar via. Mi è stata utile per ripulire campi minati. Col grilletto secondario puoi afferrare le cose, con quello principale puoi lanciarle. Quando raccogli qualcosa la puoi rilasciare premendo di nuovo il grilletto secondario. Prendi qualcosa e lanciala. Ops, ho riverniciato. Puoi anche spostarli da una certa distanza. Afferra quei barili su quella sporgenza lassù. Quelli là, bene. Ho fatto volare tutto.
Cerca di accatastare qualcosa per salire su. Prova ad accatastare qualcosa. Usa il grilletto secondario per afferrare un oggetto. Premilo di nuovo per posarlo lentamente. Bene. Aspetta, guarda che c'è scritto. Attenti al cane. Bah. Fammi chiamare Dog. Adora giocare. Dog! Qui! E quello sarebbe il cane? Cagnone. Gordon, questo è Dog. Mio padre l'ha costruito per proteggermi da bambina. Il primo modello era piuttosto rudimentale. Da allora l'ho continuamente migliorato. Non è vero, bello? Ok, Dog, adesso giochiamo con Gordon. Dovrei usare la pistola. Avanti, Dog, lancia! Ok, questa stronzata che ci accingiamo a fare è per prendere dimestichezza con la Gravity Gun. Allora, data l'importanza di questo affare, credo che ci dedicherò 5 minuti. Allora, Alex ha spiegato bene o male i comandi. Un altro dog. Tasto sinistro si lancia, spero che il dog non se la prenda, e tasto destro si attirano gli oggetti. E sempre con tasto destro si può rilasciarli afferrati. Queste casse sono proprio dure da niente. Un altro dog. Allora, come avete visto prima, la Gravity Gun serve essenzialmente a risolvere gli enigmi. Tuttavia questo non vuol dire che non abbia un utilizzo offensivo. Infatti, se si prende un oggetto pesante e lo si tira in testa all'avversario, si può potenzialmente ucciderlo. Adesso qua, cosa che fa? Spero non mi tiri il sasso. Sì, si muove da solo. È indemoniato sto coso. Posseduto dal diavolo. Ah, ecco perché. Questa è una mina magnetica combine, solo che disattiva, quindi non ci farà danno. Però vedo che anche il dog possiede una sua pistola gravitazionale. Allora, sì, qua giochiamo un po' a passarci la palla. Cerchiamo di fare canestro qui, dai. Niente, la mano è piena. Relativo agli utilizzi offensivi, si possono ad esempio prendere barili esplosivi, lanciarli addosso alla gente, oppure utilizzare oggetti taglienti per tagliarli letteralmente in due. Adesso va a prenderla, cane, dai, dai, vai, prendila. E la Gravity Gun è, tipo, è praticamente un oggetto multiuso. Inoltre, con il tasto primario si respingono gli oggetti, è possibile creare una scarica energetica che può per lo più stordire i nemici o danneggiarli davvero leggermente. La mina tende ad essere attirata verso l'oggetto nemico più vicino. Questa per fortuna non ci farà danno, anche se questo continuo fatto continua a venirmi addosso mi dà davvero aver fastidio. Via. No, dog. No, non il cassonetto. No, no, bello, giù, mettilo giù. Cosa c'è, dog? Oddio, cos'era? Scanner. Oh. Ah, il combine sta battendo la zona. Dobbiamo tornare al laboratorio. Andiamo, Gordon. Cioè, ci sarebbe da ridere. Gordon Freeman porta sfiga. Quando arrivo al laboratorio, l'esperimento va male e i combine mi scoprono. Arrivo qua e i combine attaccano. Papà, sono Alex, mi senti? Alex, tesoro. Che succede là dentro? Dove sei, Alex? Siamo bloccati nella camera pressurizzata del cantiere. Gordon è ancora con te? È qui. Bene, voglio che voi due... Papà? Portagli a Gordon, andate verso la costa. Non passate per Raven. Papà? Papà! Dannazione! Dog, apri la camera, tiraci fuori di qui. Ce la farà? Presto!
Questa porta sembra un lungo. Piuttosto, ma aprila! Basta così, Doc! Wow, che forza! Dai, Gordon! Voglio passare anche io, voglio passare anche io! Oh, oh. Che sfiga! Gordon, devi uscire di qui! Non posso lasciare mio padre! Doug, porta Gordon al tunnel di Ravenholm, poi fa il giro e cerca di raggiungermi! Presto! Scusa, ma aveva detto di non passare per Ravenholm. Vabbè che non c'è altra via d'uscita, però... Se nessuno ci va ci sarà un motivo, no? Il Doug non può venire con me, purtroppo. Ciao ciao. Ed eccoci qua verso, che andiamo verso un posto in cui nessuno vuole andare. C'è anche persino scritto stop. Nel caso in cui la porta blindata non fosse un ostacolo sufficiente. Questo oggetto dobbiamo respingerlo. Fuori dei piedi. Queste torrette sembrano disattive, evidentemente era per la difesa. Che è sta roba? Questo coso privo di pelle. Ed è crab suicida. E legno ceduto. E... con la scala. Vediamo se si può aprire con la gravity gun. Niente, è bloccato. Per forza c'è il lucchetto. E ora su. Allora, Ravenholm era un avamposto della resistenza. Dico era perché adesso nulla è più, evidentemente. Non andiamo a Ravenholm. Questa è Ravenholm. C'è anche il cartello. E apparentemente non c'è nessuno. Giù vedo solo un coso appeso. Un cadavere. E questa sembra una di quelle bombe piene di Edekrab che Combine lancia. Questo non so se è vivo o morto, ma... la gravity gun non dà nessuna reazione, quindi... sì, è un... sono delle gambe appese. Sento del casino. Ah, ecco perché. Altro che morto. Questo coso era bello che vivo. Si fingono morti per dopo assaltarci alle spalle. Allora, rimuoviamo queste assi. Ma guarda quanti belli oggetti pericolosi. Questo è il paese dei balocchi. Allora, prendiamo una di queste lame circolari. E uno zombie si offre a fare da cavia. Tra l'altro quell'altro dietro si è risvegliato. Toh. Bisogna mirare in testa per uccidere subito l'Edekrab. Anche se non ho mai capito perché mirando la testa dopo li si taglia in due. Questo qui ha fatto una bella fine. Là c'è un altro che si finge morto, ma stavolta non mi frega. Stupido. Meglio portarsi sempre dietro uno di questi, possibilmente. Là c'è un altro. Mi sa che non l'ho colpito bene in testa. No, infatti, parassite ancora vivo. Adesso non l'è più. Luce. Qua invece prendi i bidoni esplosivi. Ecco, guarda che bravi che sono. Si sono messi tutti in fila. Niente, non gli ho fatto nulla.
Meglio il piede di porco. Bisogna fare attenzione perché questi barili, se vengono colpiti con la scossa che respinge, possono esplodere. Portiamoci dietro questa. Questo affare che gira mi sembra pericoloso. Proviamo a vedere. Comunque non mi pare ci siano vie di uscita. Vediamo se riesco a fermarla. La cassa ha dimostrato alla fine che si fa andandoci contro. Adesso questa non fa niente. E ora degli zombie faranno una pratica dimostrazione di quanto può essere pericoloso questo affare. Troppo stupidi per evitarlo. Queste le mie non si spostano. E mi pare che l'unico modo di avanzare sia qua. Andiamo di lato sperando di non essere affettati. Qualcuno però queste trappole le ha messe. Allora, Red Crab. Come lo sistemo? Toccare a sistemarlo. Colpi di piede di porco, sì. Morto. Mi pare non ci sia nient'altro, quindi avanziamo. Nient'altro, un tubo, porca miseria. E niente, mi hanno bloccato la strada, mi tocca sistemarli a colpi di magnum. 2, 3. Ah, bastardo. Ucciditi. Comunque avevo visto dei medikit qua, per fortuna. Allora, sicuramente quegli zombie dovevano essere nascosti qui in attesa che andassi avanti. Fanno anche gli agguati. Prendiamoci uno di questi arnesi, che è sempre utile. Qua c'è un altro con i cadaveri scorticati. Possono diventare polvere nel vento e siano perseguitati dall'angelo. Non so se la sentite, ma c'è una voce. Oh, abbiamo compagnia. Ok. Questo è... sono troppo vicino, infatti. Faccia del male. Proviamo a respingere questo coso a vedere se lo taglia, ma niente. La velocità era troppo bassa. Un po' di scudi. Bisogna fare attenzione perché va più veloce se si avvicini, ma se si avvicini veniamo tagliati in due. Qua pensa da fregarmi e invece non ci casco più. Oh, abbiamo un rogue. Questo chi è? Lacerazioni di minore entità. Chi è là? Un'altra vita da salvare? Ti terrò d'occhio. Più di questo non posso prometterti.